Allora cominciamo subito. La prima domanda è sull'impostazione dei file raw, giusto? Sì, esatto. Allora, siccome nel, nel video studiare l'elaborazione del RAW con tutti i parametri a zero, ok. Sì, Margulis consiglia questo, infatti. Perfetto. Eh, questo, però, eh, in caso magari di. Eh, io scatto sempre in RAW, quindi è per quello che mi interessa questa domanda. Sì. Eh, però nel caso in cui abbiamo delle ombre troppo chiuse o delle luci troppo alte, possiamo comunque regolare dei parametri per, per avere un firewall il più piatto possibile, ma senza eh, cana alcuni canali bruciati oppure troppo scuri? Allora, normalmente quando tu apri un'immagine in camera raw, Camera Raw ha dei parametri eh, di default. Questa qui sì. è un'immagine dove. Una serie di parametri sono stati regolati opportunamente per avere un file che mi serve da sviluppare in un certo modo. Esatto. Ma altrimenti il predefinito di Camera ROI in genere è questo. Okay. Sì, ecco. Io nel, nel, mio, nel mio editing a zero sia la luminosità che il contrasto i neri e anche le curve la rendo lineare. Bravissimo, questo è, un, Però, un, sì, questo è uno step molto importante. Allora, innanzitutto eh, in genere di default luminosità viene al 50 e contrasto sì, viene sì, al 25. Sì. Io, io di default ho tutto azzerato. Esatto, quindi questo a zero e questo a zero. Anche Rimane il problema di non dimenticare mai i neri. Anche i neri e anche le curve. Perfetto. E anche le curve che vanno messe qui il lineare. Su lineare. Okay. Questo offre il file più piatto possibile. Okay? Sì. Okay, sì. L'operazione molto importante che va fatta in camera RAW è quella del bilanciamento del, del bilanciamento bianco. Perfetto. Sì, perché questo offre la migliore garanzia di risultati e soprattutto, uh, come sappiamo, una volta fatto su camera RAW eh, il bilanciamento del bianco, cioè sul file RAW. È sicuramente una mossa più accurata perché lui calcola e neutralizza l'immagine partendo dai dati grezzi del sensore. Eh, certo. Invece, se lo devi fare in Photoshop, delle volte bisogna smanettare molto. Eh, infatti, sì, il problema in... che io nel, nell'elaborare il. Col metodo PPV sono poi la correzione del colore della prima fase. Esatto, e la prima fase è un po' tediosa, un po' annoiante per usare una, 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 una parola come la dice Margulis. Per cui, eh, io sono dell'idea che se si può evitare eh, o comunque si può limitare giusto a controllare i colori infatti. e poi andare spediti per la propria strada, questo può essere sicuramente un vantaggio, insomma. Uh, quindi... Di base poi io quello che consiglio è, dipende un po' dai casi, eh? questa è una foto tendenzialmente sì. abbastanza scura. Che deve rimanere scura in parte, quindi... Sì, deve esiste. rimanere scura, però no. io in genere quello che consiglio è un filo di luce dischiarita. Okay. ok. Dipende anche da come sei messo con l'esposizione, perché qui l'esposizione ad esempio, vedi che se tengo premuto il tasto alto mi fa vedere le zone che sì. sono bruciate. Qui non è un problema perché queste sono delle, delle luci, no, quindi certo. dopo le possiamo diciamo, sistemare con una curva mettendo 243 in tutti i canali e così evitiamo il cosiddetto buco bianco in fase di stampa. Una moltiplicazione. Sì, comunque. ma qui non abbiamo dettagli che ci interessano esatto. mantenere, quindi non, non è importante questo. Io quello che in genere consiglio è di portare l'istogramma non troppo verso la fine ma un po' più verso i tre quarti di tono i tre insomma. quarti esatto era esatto. quello che mi interessava, interessava capire perché se io lo lascio quasi al limite poi una volta che apro il file poco... non posso contrastare l'immagine più di tanto Esatto. Eh, perché si... è contrastata di suo. Perfetto, perfetto. Questo è assolutamente una, una mossa saggia, eh, perché l'idea è quella di avere un file piatto. Il piatto eh, si intende infatti... sia con ombre abbastanza aperte e con luci abbastanza scure. Perché eh... io ho fatto delle prove, sia usando ombre lux con i parametri conservativi, poi anche il martello grande si schiarisce le ombre, però le rende poco credibili, insomma un po' non è la stessa cosa che aprirle prima in camera raw sì assolutamente allora adesso mi segno anche martello grande perché poi ti voglio dire una cosa a proposito del martello grande sì. uh, ok quindi in Uno dia di massima io questo file lo svilupperei così qui il punto di bianco è che cosa possiamo considerare come punto di bianco eh, oppure un, un colore noto che possiamo prendere come esempio. Eh, Potrebbero essere queste questa parte però, qui. Però non so se è un grigio, non lo so. Proviamo. Potrebbe eh. essere un grigio Un cemento, non so. Dovrebbe essere un cemento. Ecco, in linea di massima si scalda un po' troppo questa foto per i miei gusti, sì, così. Sì. L sì, è troppo, troppo gialla esatto diventa si troppo vede, gialla si vede anche nel cielo poi che diventa un po' occiano Sì. ora c'è anche il problema della percezione che noi stavamo guardando una foto che magari era sì. un po' fredda <ride> uh, se provo ad annullare qui da 4005 diventa 4.350 e qua da meno 39 diventa meno 6 io direi una cosa nel mezzo nel sì. senso di 4450 e questo un, un po' più così okay. neutro okay. meno sì. 17, non meno 18. Eh? Mm -hmm. <ride> esatto, poi un'altra cosa importante che io per esempio consiglio sempre è di aprire eh, il file row come oggetto avanzato, ok. Sì. in modo tale che se tu incontri dei problemi durante la prima fase che è quella di eliminazione dei problemi sul colore successivamente puoi anche decidere di... vedi che hai... come dire... non riesci ad arrivare alla meta in tempi brevi puoi anche fare una cosa del tipo che elimini ah, io, la curva... io ho anche provato a, ad aprire così e poi rimodificare tenendo i punti di controllo sul eh su Photoshop però diventa un problema perché non hai il prima e il dopo sulla paletta delle info sì. <ride> e quindi è un po' più... questo è vero, questo è vero <ride> però è anche vero che tutto sommato se vedi che devi iniziare a usare delle curve un po' strambe oppure un po' mettere troppi punti sulle curve per correggere il colore eh, probabilmente significa che sei partito un po' troppo sbilanciato se hai il vantaggio di avere il file row a disposizione io consiglio sempre di utilizzare l'oggetto avanzato quindi fai apri oggetto in questo modo tu hai la possibilità supponiamo che qui stiamo lavorando con le curve adesso mm -hmm. allora mettiamo un po di valori noti uh, questo è l'istogramma Okay. Che Margulis non vuole, eh? Margulis non lo vuole, però vabbè, noi siamo affezionati. No, scherzo, scherzo. Contagoccia sempre media 3x3. Sì. Allora, qui andiamo a verificare un po' i valori del cielo. Ecco, secondo me il cielo è abbastanza okay. corretto qui perché è meno 25, e qui cosa abbiamo? Abbiamo 3-5, è un po' tendente al viola in mm -hmm. linea di massima. Vediamo, qua 3-4. 3-6 mm. forse quando è regolato il magenta con la... e eh, considera racista... che io mi sono già spostato un po' più verso il verde, verde eh? allora questo è un caso classico in cui una mossa così la possiamo risolvere con le curve eh? perché qui adesso andiamo a mettere un contagocce e andiamo a mettere il valore in lab questa è una domanda che volevo farti dopo. Okay. Okay. <ride> e allora ti prevengo perché prevenire è meglio che curare come si dice in gergo. Uh, Colore lab qui abbiamo meno 1 e meno 27. A questo punto uh, possiamo intervenire con le curve e vedere di risolvere il problema. Uh, quando vuoi già arrivare dritto alla meta con le curve, ti conviene tenere premuto command maiuscole e fare click sul punto, punto corrispondente al combinatore ehm. colore e così puoi ovviamente avere nei singoli canali già il punto che, mm -hmm. eh, che ti serve sì. allora in linea di massima qui dobbiamo eh, siccome la è positiva e tende verso il magenta dobbiamo diminuire il magenta ok? Sì, qui andiamo sul canale verde esatto, bravissimo ah, ma allora sei già preparato, non ti serve la consulenza <ride> ah vabbè Ok, questo adesso però è diventato... Scusami, sto neutralizzando... Ok, adesso è meno 6, meno 24 qui nel cielo e questo è meno 3, meno 2, quindi è un po' troppo azzurro. A parte che rimetterei la curva un po' più così. Mm. Perché poi un'altra cosa importante è che dobbiamo anche vedere se per esempio si sta sbilanciando nelle ombre questa immagine. Certo. Andiamo a vedere dove sono le ombre. Allora, eh, qui c'è una cosa importante da dire, il comando soglia è il comando che Margolis ovviamente consiglia per determinare il punto di nero e il punto di bianco. Sì. In realtà in questa fase a noi non interessa avere un punto di nero e un punto allora, di bianco eh. e farlo diventare veramente nero, cioè okay. 10, 10, 10 e 245, 145, 245. Perché questo che cosa eh, comporterebbe? Il fatto che quando noi andiamo a determinare un punto di nero che non è effettivamente da nero. portare a nero e lo facciamo diventare nero, quando poi vai a mettere le curve in modalità colore cambia anche la saturazione. Adesso andiamo per esempio a vedere quale potrebbe essere il punto di nero. Ecco, qui un'altra uh, un cosa importante che io suggerisco uh, molto spesso è quello di non tenere il livello soglia al 100%, ma di metterlo con un'opacità tipo... 30 40 in modo che mm -hmm. tu vedi sotto quello che succede. Certo. Allora, punto di nero. Potrebbe essere la camicia di questo signore qui. Sì, potrebbe maglietta. essere. Magari quindi, è una maglietta nera. Eh, magari è una Eh, gente che va alla Apple qui sulla quinta strada, quindi magari sono tutti newyorkesi. <ride> ok. Beh, direi che così ci può stare. Qui il punto di bianco in realtà non ce l'abbiamo perché ci sono le luci che sfondano completamente quella eh, che è la gamma tonale. Non possiamo... Eh, eh, non possiamo lavorare con... Perché vedi qui inizio a bruciare anche le luci interne del negozio, quindi non... Sì, no, ma forse non sono neanche importanti. No, infatti io quindi mi fermerei qui. Mm. abbiamo tre punti cardine che possiamo diciamo così utilizzare allora sì. andiamo a verificare un attimo quindi qua nel punto 1 adesso abbiamo più abbiamo più verde ok sì. e blu e dobbiamo fare una mossa correttiva ecco io mi fermerei qua Qui Abbiamo ancora un 1, quindi possiamo. Avendo sempre questo punto selezionato, ti puoi muovere con i tasti freccia eh? e tenere fisso invece il, il mouse sì. nella zona che vuoi misurare. Sì, Aumentiamo sì. di nuovo il verde perfetto: 0,4. Poi vediamo il cielo. Il cielo è meno 3-26, meno quindi è Vabbè. anche meglio da un certo punto di vista fino a meno 4, meno 5 di verde sì, sì, perché diventa un po' più azzurro però sì. se consideriamo che dopo magari lo andremo a scurire questo potrebbe, diciamo così, eh, costituire un terreno più favorevole eh, rimane da verificare il punto cosiddetto di nero della maglietta del signore, che è 27, 24, 26 che è praticamente nero, è praticamente neutro possiamo, giusto così, per fare proprio i precisini Ok, quindi 24, 24, 24, questo lo mettiamo in modalità colore, questo è il prima e questo è il dopo. In effetti qui quindi... c'era un po' una dominante viola che abbiamo tolto, vedi? Sì, sì, sì. Questo Quello è il prima. Costruire. Esatto, e questo è dopo. Ecco, adesso tu hai regolato il punto del nero a 24. Sì. Cioè, non hai usato la luminosità. Però comunque l'idea è quella di andare verso valori bassi quando regoli comunque anche quando regoli il colore. Ecco, l'idea fondamentale è che l'immagine non deve essere troppo snaturata. Se per esempio partissimo con dei neri che sono a 30-40, mm -hmm. ok, ci potrebbe anche stare se vogliamo, okay. e tu sai che quello è il punto più scuro significativo dell'immagine, ok? Quando nella fase di uh, regolazione del colore iniziale prendi le, i punti uh, più scuri, l'estremo più scuro delle curve, rosso, verde e blu, e li porti a zero, stai comunque bilanciando tutti e tre i colori, ma stai anche intervenendo pesantemente sulla luminosità. Quando tu interviene in maniera così pesante sulla luminosità in rgb quello che cambia è anche molto la saturazione. la saturazione perché siamo in modo colore non in modo saturazione esatto allora quando tu poi le vai a mettere in modalità colore che cosa avrai avrai soltanto il cambio di saturazione di quelle curve così estreme <coughs> capito mm -hmm. e questo non è una cosa positiva almeno a al mio modo di vedere facciamo un esempio vediamo la differenza se io avessi fatto prendiamo questa curva e la duplichiamo in questo caso per esempio non funzionerà più di tanto però supponiamo che io faccia allora adesso le metto in modalità normale ok supponiamo che io qua faccia 3 3 e 3 ok allora, vedi che intanto l'immagine si è sbilanciata. Sì, sì. Vedi? Cioè io qua devo andare a ripristinare tutta una serie di zone della curva. Se il mouse mi dà... ok. Sì. Cioè si, si altera troppo la sagoma della curva e questo è una cosa da evitare. Adesso io per recuperarla così non riesco. Più di tanto certo. e quando la vado a mettere in modalità colore, questo è prima e questo è dopo, adesso io ti faccio un confronto fra per esempio, prendiamo il pannello storia. E facciamo uno snapshot, o cioè un'istantanea. Mm -hmm. Questa lo chiamiamo nero profondo. E questa modalità qua la chiamiamo nero non tanto. Tre puntini, quattro puntini, crepi d'avarizia. Adesso guardiamo la differenza. Questo è con nero profondo e questo è con nero non tanto. La differenza è leggermente visibile, la vedi poi qua sostanzialmente. Guarda. Così, così. Vedi anche qui. Sì. Ora qui io ho mh, come valori, leggerai che siamo a meno 1 nella B e 1 nella A. Quindi non è, non è molto corretto però. No, è tutto sommato abbastanza corretto perché questa è una foto scattata di notte. Sì. Quindi è un colore che tende un po' al violaceo, che ci può anche stare, se, visto che stiamo parlando di notte. Ma sì. se vado al alla fase in cui avevo messo il nero profondo e vado a leggere qui, io qui ho meno 6 e 3, cioè ho un grigio che tende al verde e questo non mi sembra tanto possibile di notte, non so se ho reso l'idea, certo, cioè di notte sì, sì. i colori si raffreddano ma non virano verso il verde, mm -hmm. capisci? Certo. Ecco, già con un'immagine come questa, che non era un'immagine che presentava particolari problemi come punto di nero, il fatto di aver forzato necessariamente dei valori canonici nel punto di nero ha poi costituito un problema quando siamo andati a mettere l'immagine in modalità e il livello di curva in modalità colore. Questo è, è un piccolo particolare che molto spesso la gente trascura.